qui presenti in sala, diciamo, non sia proprio Clemente, che non sia proprio Clemente, e anche a chi ci sta seguendo da casa, visto che avevamo raggiunto teoricamente il numero di massimo di presenti in sala. Purtroppo, appunto, magari qualcuno ci raggiungerà ancora, ma evidentemente l'influenza in questi giorni non ha pietà per nessuno, quindi qualcuno non è riuscito a raggiungerci anche per questa ragione. Io sono un preside di scienze, sono Emanuele Maggio, sono un chimico e sono veramente fiero di essere per la seconda volta, perché come sapete questo evento si ispira alle Christmas Fletcher lanciate che da Michael Faraday. È un qualcosa che l'Italia, diciamo, sta prendendo piede da un tempo relativamente recente. Per noi, come dicevo, è la seconda Christmas Lecture. L'anno scorso abbiamo avuto qui un geologo e diciamo che il titolo di oggi parla da solo, ma introduco ancora il dottore perché senza perdere troppo tempo vi devo anzitutto portare i saluti del rettore, il quale non è potuto venire, ma gli avrebbe fatto molto piacere, crede molto in questo. Iniziativa, infatti l'anno scorso era presente e anche quest'anno ci avrebbe tenuto molto a essere qui con noi. In questo periodo le riunioni e le istituzioni si sovrappongono e quindi non è riuscito a partecipare a questo evento. Che per la scuola di scienze, per l'università, ma in particolare per la scuola di scienze, ha un veramente veramente notevole. Molto spesso noi scienziati tendiamo a specializzarci talmente tanto che poi no, perdiamo un po' di vista l'insieme. E quindi questa non è solo un'occasione per voi giovani, vedo che oggi ce ne sono molti presenti per fortuna, perché il target primario è proprio quello dei giovani. Però è un momento importante anche per noi scienziati. Scienziati, immaginatevelo pure con la S minuscola, cioè per chi i relatori, peraltro, che abbiamo invitato sia l'anno scorso che quest'anno, invece gli mettiamo la S maiuscola, e sono convinto che anche la relazione di quest'anno ci lascerà abbastanza con la bocca aperta. Ma ancora una parola la vorrei spendere sul come è nata, no, qui a Genova questa iniziativa. Beh, l'anno scorso, diciamo, tramite un collega, siamo entrati in contatto con l'associazione Science School. Acronimo School, qui c'è Sara che è una ricercatrice di Roma, ti invito a venire un attimo qua e vi dice brevissimamente che cosa fanno, oltre a questa attività, diciamo che abbiamo in qualche modo cominciato insieme. Grazie, innanzitutto grazie e sono veramente contenta e onorata di essere qui questa sera. L'anno scorso purtroppo il Covid non mi ha consentito quest'anno è un grande piacere, purtroppo quest'anno è stato Davide Pettis ostacolato, diciamo, la possibilità di essere presente. Porta mi ha chiesto, diciamo, di portare famiglia a questa assemblea, Davide è professore al Dipartimento di Chimica e cofondatore insieme a me dell'Associazione Cultura di Scuola. Ecco, devo dire che è stata un po' colpa sua, abbiamo dato avvio già dall'anno che abbiamo fondato l'associazione di 2007 a questa iniziativa della Christmas Lecture. L'abbiamo subito sposata perché effettivamente sono due gli elementi caratterizzanti della Christmas Lecture. Il primo è l'alto profilo scientifico dell'oratore e devo dire che anche questa sera questo è assicurato, un punto assicurato. E l'altra è l'eterogeneità dell'audience, la presenza dei giovani, la presenza di colleghi non dello stessa disciplina, la presenza di cittadinanza. Ecco, le Christmas Lecture veramente vogliono arrivare a tutti. Questi sono stati due elementi che ci hanno veramente, come dire, attratto e ci hanno portato a voler organizzare da subito nell'area CNR. E quest'anno terremo la sesta edizione della Christmas Lecture, questo
questo evento. E chiaramente poi da Roma questo evento piano piano sta prendendo un po', stiamo cercando appunto di raggiungere un po' altre università e farla diventare un po' un evento nazionale. Quindi questa sera siamo qui a Genova e alle ore 21 partirà la prima edizione in collaborazione con l'Università di Pavia, e questo veramente ci rende molto felici. Perché Genova? Beh, perché Davide è un professore dell'Università di Genova e non potevamo non rendere l'Università di Genova il secondo porto per questo evento. E devo dire che in questi anni in realtà School sta collaborando con le istituzioni di Genova su diversi fronti, quindi con l'INFN abbiamo supportato l'organizzazione di convegni scientifici, collaboriamo nell'ambito del progetto Demetra che supporta la divulgazione di Dark Side, e ci occupiamo, School si occupa della parte di comunicazione, abbiamo portato un fotografo di fama internazionale, Enrico Sacchetti, forse qualcuno ha avuto modo di vedere le foto, e Enrico ha anche scattato delle foto in alcuni dei laboratori dei dipartimenti di chimica e fisica, e quindi stiamo anche cercando di lavorare su quel fronte, sul fatto di cogliere la bellezza che c'è nella ricerca attraverso lo sguardo e l'obiettivo di un fotografo. E poi abbiamo una collaborazione anche con i dipartimenti di chimica e di fisica, e quindi stiamo anche appunto supportando, lo abbiamo fatto, abbiamo supportato l'organizzazione di convegni con Mauro Giovannini, Mario Rocca, insomma stiamo veramente cercando in qualche modo di lavorare su più fronti. Ecco, adesso io spero, diciamo, sono felice di questa seconda iniziativa e sono convinta che insomma continueremo su questa scia negli anni prossimi, quindi non voglio rubare tanto altro tempo, e quindi restituisco il microfono e vi ringrazio veramente ancora una volta di questa. Grazie a te, grazie. Grazie appunto all'associazione e a Davide appunto che l'anno scorso ha in qualche modo fatto la presentazione dell'associazione al tuo posto. Ora è nostro collega chimica, come vi dicevo anch'io sono un chimico e benché questo termine, il femtosecondo, così non mi veda tanto lontano, non tanto dal discorso delle misurazioni del tempo, quanto dalle misurazioni delle concentrazioni. Io in particolare sono un chimico analitico e la sfida per i chimici analitici è quella di scendere a concentrazioni sempre più piccole, sempre più piccole. Forse arriveremo un giorno a contare le molecole, chi lo sa. In realtà per le macromolecole qualcuno c'è quasi arrivato già. Però appunto vi dicevo, non voglio invadere il territorio che non è mio, e quindi per presentare Giulio Cerullo ho qui un fisico che è in rappresentanza del nostro Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova. Grazie, sì, sono Riccardo Ferrano, sono il vice direttore del Dipartimento di Fisica e sono qui in rappresentanza del Dipartimento anche del direttore Maurizio Canepa, che non è a Genova e quindi non ha potuto partecipare. Dicevamo, questa sarà una conferenza di fisica, però anche al confine con la chimica, e a tenerla sarà il professor Giulio Cerullo del Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano, che è un esperto ai massimi livelli appunto delle dinamiche che avvengono in solidi e molecole a tempi brevissimi, femtosecondi, che sono milionesimi, miliardesimi di secondo, quindi come lui poi vi spiegherà più in dettaglio, sono le cose più veloci che si riescono a vedere al momento. Ed è con grande piacere quindi che gli do la parola per la sua conferenza. Grazie mille per la gentile introduzione e per il gentilissimo invito a venire in questa aula veramente imponente a raccontarvi un pochettino della mia attività di ricerca. Io appunto svolgo la mia ricerca al Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano e mi occupo di generare questi flash di luce brevissimi e usarli per illuminare la materia e guardare questi fenomeni di interazione della luce sulla materia, con la materia, su queste scale brevissime. Vi farò vedere che alcuni di questi fenomeni sono di grande importanza anche per la nostra vita quotidiana. Allora, diciamo che la luce
è inerentemente legata alla vita, in quanto la luce gioca un ruolo chiave nel funzionamento di molti organismi viventi e anche nel promuovere l'evoluzione naturale. Infatti la luce è una fonte di energia, ci pensate bene, tutta l'energia che noi consumiamo in qualche modo viene dal sole, non solo l'energia solare ma anche i combustibili fossili, è stata energia che è stata immagazzinata, è giunta a noi tramite il sole, è stata immagazzinata, e anche la luce ci consente di interagire con l'ambiente circostante, senza la luce noi non potremmo vedere e muoverci. Allora, prima di iniziare volevo darvi appunto qualche esempio di interazione della luce con gli organismi viventi. Allora, un primo esempio è la fotosintesi di cui vi parlavo prima. Le piante, quello che voi vedete, la struttura, il cosiddetto fotosistema 2, questo è un complesso cosiddetto proteina, pigmento, estremamente diciamo, costruito da molte molecole, principalmente clorofille e carotenoidi. Questo complesso è stato sviluppato dalla natura per assorbire la luce solare e convertirla in energia chimica tramite il processo della fotosintesi. Un altro aspetto interessante è il meccanismo della visione, anche di questo vi parlerò più in dettaglio in seguito. Diciamo, negli organismi superiori il processo della visione è basato sulla fototrasduzione, sull'assorbimento della luce da parte di una proteina, le cosiddette proteine opsine che sono presenti nella retina, e c'è una molecola che si chiama il retinale che cambia forma, subisce una cosiddetta fotoisomerizzazione che dà il là al segnale, alla trasduzione del segnale ottico in un segnale elettrico che poi giunge al nostro cervello. Quindi questo è un altro esempio di una molecola che ci consente di vedere. E altri esempi interessanti sono ad esempio, guardate queste meduse, questa è la medusa Equoria Victoria, che è una medusa che ha il fenomeno della cosiddetta bioluminescenza, cioè è in grado di emettere della luce. Ora, gli scopi per cui questa medusa emette luce non sono ben chiari, probabilmente sono legati ad aspetti di segnalare, magari anche a scopi riproduttivi. Tuttavia, la proteina che consente di emettere luce, la cosiddetta proteina Green Fluorescent Protein, di cui vedete qui in questa animazione la struttura, questa proteina è di straordinaria importanza per la biologia, tant'è vero che coloro che l'hanno estratta da questa medusa, Shimomura, Charfi e Tsien, hanno ricevuto il premio Nobel per la chimica nel 2008 e hanno praticamente rivoluzionato la biologia, perché siamo in grado adesso di esprimere in organismi viventi delle proteine che fluorescono, che emettono luce. Un ultimo esempio che volevo farvi è, diciamo, se noi guardiamo le piume di un pavone, queste hanno dei colori meravigliosi, utilizzando delle strutture delle nanostrutture, cosiddette strutture a cristallo fotonico, che danno luogo, che sono in grado di riflettere particolari colori della luce, generando questi pattern di riflessione molto belli, anche qui a scopo di migliorare le capacità di sopravvivenza e riproduzione. Anche qui un altro esempio di animali che sfruttano la luce. Ora, l'obiettivo della mia ricerca è quello di studiare l'interazione delle biomolecole con la luce, cioè cosa succede, di visualizzare i processi, ad esempio, che succedono quando un complesso fotosintetico assorbe la luce o quando, diciamo, un quanto di luce, un fotone, viene assorbito dalla proteina presente nella nostra retina che ci consente di vedere. Quindi quello che io voglio fare in qualche modo è filmare l'interazione della luce delle molecole. Allora, come fare a ottenere questo obiettivo? Allora, inizio con una introduzione storica su quello che è stato il primo esperimento di, diciamo, fotografia, si può dire in slow motion, di una moviola fotografica, che è avvenuta alla fine dell'Ottocento. E per iniziare voglio farvi vedere questo quadro del 1821 del pittore francese Théodore Géricault, che è la corsa di Epsom, credo che sia una corsa di cavalli molto famosa nel Regno Unito. E diciamo, questo è uno dei tanti quadri all'inizio dell'Ottocento che dipingevano i cavalli al galoppo. Ora, un cavallo al galoppo si muove troppo rapidamente affinché noi possiamo risolverne il movimento. Cioè noi non riusciamo, guardando un cavallo al galoppo, a capire realmente come si muove. E di conseguenza, diciamo, dobbiamo in qualche modo immaginarcelo.
quello che si immaginavano i pittori è che nella fase di galoppo, in cui tutti e quattro gli zoccoli sono sollevati dal terreno, le gambe fossero spalancate. Ora, è vero che il cavallo si muove così oppure no? Allora, ovviamente per rispondere a una domanda di questo genere bisogna fare un esperimento e bisogna sviluppare una tecnica. E sapete che per fare un esperimento la prima cosa che ci vogliono sono i soldi, qui ci vuole qualcuno che lo finanzi. Allora, in questo caso la persona che ha finanziato questo esperimento è Leland Stanford. Allora, molti di voi forse hanno sentito parlare della Stanford University, che è una delle università più famose degli Stati Uniti, che si trova a Palo Alto, diciamo un po' a sud di San Francisco. Notate che si chiama Leland Stanford Junior University, questa è una nota. Perché è stata fondata l'università di Stanford? Perché Leland Stanford era un uomo ricchissimo, era uno dei cosiddetti Big Four, cioè coloro che hanno costruito la ferrovia dall'est all'ovest degli Stati Uniti. Purtroppo aveva un unico figlio, Leland Stanford Junior, che è morto in giovane età e quindi, trovandosi privo di eredi, ha deciso di donare tutta la sua fortuna per costituire l'università nominata a nome del figlio. Diciamo, questo però non c'entra tanto con la nostra storia. Diciamo, la cosa interessante è che Stanford, vivendo nel West, ovviamente aveva a che fare con i cavalli quotidianamente. E allora un giorno ha fatto una scommessa con un amico, diciamo, chiedendogli come si muove veramente un cavallo quando galoppa. C'è un istante in cui tiene tutti e quattro gli zoccoli sollevati dal terreno? Come si muove? Cioè veramente come in quel quadro che vi ho fatto vedere o in modo diverso? E allora ovviamente ha dato l'incarico a un fotografo di sviluppare una tecnica di fotografia ad alta velocità che fosse in grado di congelare il moto del cavallo con dei flash di luce brevissimi. Anche qui c'è una storia molto interessante che, diciamo, sembra tratta da un film, ma in realtà è vera. Ha dato a questo signore con la barba imponente, Edward Muybridge, l'incarico di sviluppare, si dice per $25,000, costruire questa macchina fotografica ultra rapida. Ora, Muybridge ha cominciato a lavorare migliorando la velocità dell'otturatore delle macchine fotografiche e la sensibilità delle pellicole. Purtroppo ha avuto un incidente perché nel 1974 ha scoperto che la moglie era l'amante del sindaco di San Francisco e quindi allora non si è andato troppo di sottile, è andato da lui e l'ha ucciso. Quindi è stato arrestato per l'omicidio dell'amante della moglie. A quanto pare Stanford ha messo a disposizione dei buoni avvocati e ha fatto valere quello che allora si chiamava delitto d'onore, quindi lo ha liberato. E effettivamente nel 1878 Edward Muybridge è riuscito a fare questo famoso esperimento in cui è riuscito a congelare il movimento dei cavalli. E diciamo, questa sequenza di foto che voi vedete, che è estremamente famosa, è stata ottenuta in modo estremamente, diciamo, complicato. Lui ha disposto 12 macchine fotografiche separate di mezzo metro lungo il percorso del cavallo e gli otturatori di queste macchine fotografiche, azionati dal passaggio del cavallo che rompeva in qualche maniera delle fettucce, dei fili, e quindi esponevano la pellicola per circa 2 millisecondi. Quindi è riuscito a prendere, diciamo, delle istantanee del moto del cavallo con una risoluzione temporale di 2 millisecondi. E vedete in maniera interessante che quando il cavallo, qui vedete il cavallo ha in tutte queste istantanee almeno uno zoccolo è appoggiato, ma quando il cavallo tiene tutte e quattro i zoccoli sollevati, il moto è completamente diverso da quello, quindi le gambe non sono spalancate ma sono piuttosto rannicchiate. Quindi questo è un esempio di utilizzare un flash di luce molto breve per studiare un fenomeno rapido. E a questo punto, se noi mettiamo assieme queste istantanee, otteniamo quello che è uno dei primi film della storia, in cui si vede il moto del cavallo al galoppo. Dopodiché Muybridge ha avuto un grande successo in questo esperimento, ha fatto i moti ha filmato numerosissimi altri animali, numerosissimi altri processi, e quindi, diciamo, possiamo concludere che questa immagine, questo dipinto, è dal punto di vista tecnico sbagliato, anche se non se ne discute il valore artistico, però non è così che effettivamente il cavallo galoppa. Se guardiamo un quadro del XX secolo, questo quadro di cavalli al galoppo effettivamente dipinge in maniera corretta, grazie all'esperimento di Muybridge, il moto del cavallo. Allora, così siamo arrivati al millisecondo. Ora, ovviamente esistono processi molto più rapidi,
E quindi c'è stato, dopo questo esperimento pionieristico, è stato, diciamo, si è tentato di sviluppare macchine fotografiche sempre più rapide. E un'altra, diciamo, pietra miliare in questo campo è stato lo sviluppo da parte di Harold Edgerton all'MIT della cosiddetta fotografia stroboscopica. Immagino che molti di voi avranno visto queste immagini, si trovano un po' su tutti i testi di fisica, ad esempio di un proiettile che penetra in una mela, di una goccia che cade nell'acqua. E in questo caso, con questo tipo di fotografia, la risoluzione è dell'ordine di un microsecondo. Quindi siamo passati da un millisecondo, che sono 10 alla meno 3 secondi, a un microsecondo, che sono 10 alla meno 6. Ora, chiaramente, diciamo, noi, il nostro obiettivo qui, abbiamo filmato dei moti macroscopici, degli oggetti macroscopici. Adesso il mio obiettivo è andare a filmare il moto di una molecola. Allora, possiamo fare un conto, quello che in inglese si chiama back of the envelope, cioè un conto molto semplice che ci dica: se io voglio congelare il moto di una molecola, che quanto deve essere breve questo flash di luce? Allora, si può fare questo conto in maniera estremamente semplice, considerando che tipicamente le molecole hanno dimensioni dell'ordine di 10 alla meno 10 metri, quindi un angstrom, e si muovono gli atomi all'interno delle molecole con velocità dell'ordine di un chilometro al secondo, quindi 10 alla meno 3, 10 alla 3 metri al secondo. Allora, se vogliamo fare un'immagine a fuoco di una molecola, quindi filmare un processo, diciamo una reazione chimica, dobbiamo disporre di un flash di luce che sia più breve, che consenta di visualizzare un moto su questa distanza con questa velocità. Allora, questo è un conto veramente semplice, penso anche per uno studente che non è ancora all'università. Uno divide la distanza per la velocità, 10 alla meno 10 diviso 10 alla 3, e ottiene 10 alla meno 13. Quindi, se volessimo filmare il moto di una molecola, siamo su una scala di tempo dell'ordine di 10 alla meno 13 secondi. Quindi, rispetto ai 10 alla meno 6 che avevamo prima, siamo scesi di tantissimo. Ora, vi ricordo che un femtosecondo sono 10 alla meno 15, quindi siamo sulla scala temporale dei femtosecondi. Ok? Quindi questo sostanzialmente è quello che serve per generare questi impulsi di luce. Per riuscire a filmare il moto delle molecole è necessario generare questi impulsi di luce di durata estremamente brevi. Cosa succede se io non dispongo di queste molecole, di questi impulsi, e voglio filmare un processo rapido? Sostanzialmente succede quello che vedete qui. Questo è il moto di alcune macchine su un'autostrada, con un tempo di esposizione molto più lungo della durata, cioè del moto. Allora, io vedo delle scie, però non riesco a risolvere istante per istante dove si trova la macchina. Quindi, se io illumino una molecola con un impulso molto più lungo di questo tempo caratteristico di 10 alla 13 secondi, io non riesco a fare un film del moto della molecola, perché la molecola durante la mia esposizione si sta muovendo. Okay? Quindi ho bisogno di utilizzare dei flash di luce estremamente brevi. La tecnica utilizzata per generare questi impulsi è il laser. Allora, a questo punto cercherò di raccontarvi in poche parole che cos'è un laser, come funziona e come può essere utilizzato per generare questi impulsi estremamente brevi. Quindi, una volta spiegato l'obiettivo, vediamo di capire un po' meglio che cos'è un laser. Allora, la parola laser è l'acronimo di Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Allora, per capire che cos'è un laser, dobbiamo innanzitutto capire che cos'è la luce. La luce ha una natura duale, come del resto nella fisica moderna anche la materia. La luce è un'onda, in particolare un'onda elettromagnetica. Noi tutti conosciamo le onde elettromagnetiche, e conosciamo le onde radio, le onde TV, le microonde che sono nei nostri forni, l'infrarosso. Ecco, man mano che la lunghezza d'onda si diminuisce e la frequenza aumenta, arriviamo in un piccolissimo intervallo in quello che si chiama lo spettro delle onde elettromagnetiche, che corrisponde alla luce visibile. Quindi la luce visibile corrisponde a un piccolo intervallo nelle onde elettromagnetiche. Se andiamo a lunghezze d'onda ancora più corte, otteniamo ultravioletto, raggi X, raggi gamma. Quindi la luce è un particolare tipo di onda elettromagnetica. Questo perlomeno è quello che si credeva alla fine dell'Ottocento.
Tuttavia la luce non è solo questo, perché diciamo, la luce ha anche una natura corpuscolare. Quello che vedete è Albert Einstein, ovviamente tutti lo conosciamo per la teoria della relatività, però una cosa che forse non tutti sanno è che tutti pensano che Albert Einstein abbia ottenuto il Nobel per la teoria della relatività, ma in realtà non l'ha ottenuto per la teoria della relatività, ma nel 1921 ha ottenuto il premio Nobel per la fisica per la spiegazione del cosiddetto effetto fotoelettrico. Quindi Einstein è stato il primo, diciamo con la sua genialità, a postulare che la luce è costituita da un fiotto di particelle, dette fotoni, che sono prive di massa e sono dotate di una caratteristica energia che dipende dal loro colore. Quindi un fotone di un certo colore è una luce di un certo colore è fatta da fotoni, ciascuno dei quali ha una determinata energia. Allora, perché è importante questo concetto? Perché Einstein ha anche formulato i principi di quello che succede quando un fotone interagisce, ad esempio, con una molecola. Quindi, come fa la luce a interagire con una molecola? Allora, immaginiamo di avere una molecola che sta a riposo, che non è eccitata. Un fotone trasporta energia, può essere assorbito da questa molecola e può, diciamo, donare la sua energia alla molecola e quindi portare la molecola in uno stato eccitato. Questo è il primo processo che si chiama l'assorbimento della luce. D'altra parte io posso prendere una molecola che è eccitata, che quindi che si trova con un eccesso di energia rispetto al suo stato naturale, e questa molecola può rilasciare l'energia sotto forma di un fotone e tornare nel suo stato, diciamo, a riposo. Questo è quello che viene chiamato il processo di emissione spontanea. Esiste però un terzo processo, che è stato anche questo introdotto da Albert Einstein, che è la cosiddetta emissione stimolata. Allora, in questo processo una molecola è già eccitata, e questa molecola interagisce con un fotone, il quale la stimola a emettere un secondo fotone. Quindi questo secondo fotone è una conseguenza dell'emissione della molecola è stimolata dal primo. Quindi ho di fatto da un fotone ne ho ottenuti due. Ho fatto quello che si chiama un amplificatore di luce, un amplificatore ottico. Allora, questa è l'essenza del laser. Il laser, diciamo, è costituito da un materiale particolare che viene eccitato. All'interno di questo materiale le molecole si trovano in uno stato eccitato. Allora, se io entro, diciamo, in questo materiale con un fotone, posso stimolare una molecola a emettere un secondo fotone, quindi ne ottengo due. A questo punto questi due fotoni incontrano altre due molecole e li stimolano a emettere, quindi abbiamo quattro. Vado avanti e ottengo una reazione a catena di moltiplicazione, di amplificazione della luce. Quindi questo in essenza è un laser, quindi un materiale che è in grado di amplificare la luce, ce ne sono tantissimi di questi materiali, solidi, liquidi, semiconduttori, materiali un po' di tutti i tipi, che sono in grado di amplificare la luce. Questo, diciamo, non basta ancora, poi per avere veramente un laser ho bisogno di introdurre due specchi che riflettano, fanno rimbalzare questa luce avanti e indietro, periodicamente ogni volta la luce viene amplificata. Questo, diciamo, è l'essenza di un laser, il concetto di un laser, spiegato in maniera ovviamente estremamente semplice, però è una sorgente di luce particolare, molto diversa dalla luce naturale a cui noi siamo abituati. Allora, abbiamo da poco festeggiato i 60 anni dell'invenzione o della dimostrazione del laser, che è avvenuta nel 1960, è avvenuta opera di Theodor Maiman, agli Hughes Research Laboratories, che è stato il primo a far funzionare un laser a rubino. Diciamo, qui vedete la Maiman con il suo laser originale, costituito da un cristallo di rubino con le facce, diciamo, con degli specchi depositati sulle facce e questa lampada a spirale che diciamo, amplificava, che eccitava il materiale. Curiosamente Maiman non ha mai ricevuto il premio, nonostante tutti riconoscono lui come l'inventore del laser, non ha mai ricevuto il premio Nobel. Ho messo qui, diciamo, questo attore, immagino che molti di voi lo riconoscano,
è perché Leonardo DiCaprio ha recitato nel film The Aviator di alcuni anni fa, che racconta proprio la storia di Howard Hughes. Howard Hughes è stato il milionario americano che ha fondato gli Hughes Research Laboratories, dove è stato appunto dimostrato il primo laser. Allora, il laser è stato una scoperta, in qualche modo ci stavano lavorando in molti, però questa dimostrazione in qualche modo è giunta inaspettata, e inizialmente diciamo era una qualcosa di affascinante, però non era chiarissimo veramente a cosa potesse servire un laser. Infatti qui ho voluto mettervi adesso, per rimanere in argomento di laser, questa immagine che è presa da un film, 007 Missione Goldfinger del 1964, in cui si vede, questo è Goldfinger e questo è Sean Connery, magari più giovani di voi non sanno chi è, ma è stato il primo James Bond famosissimo, e qui diciamo si vede questo laser che in qualche modo vorrebbe tagliare in due Sean Connery. Ora ovviamente è del tutto irrealistico, anche al gioco i laser al giorno d'oggi fare qualcosa del genere. Quindi il laser indubbiamente ha colpito l'immaginazione delle persone quando è stato inventato, però all'inizio non era chiarissimo a che cosa potesse servire. Tant'è vero che inizialmente il laser fu definito da alcuni una soluzione in cerca di un problema, cioè era qualcosa di molto bello che però non si capiva bene a cosa servisse. Diciamo che questo, adesso mi permetto di fare un piccolo inciso, visto che è stato nominato Michael Faraday come iniziatore di queste Christmas Lecture, un aneddoto molto interessante che spesso a chi fa la scienza viene chiesto: ma che cosa serve la scienza? Allora, a volte uno non è in grado di dare una risposta immediata. Però la cosa che è interessante è che Michael Faraday ha scoperto l'induzione elettromagnetica. Ora, se ci pensate bene, senza induzione elettromagnetica noi non avremmo la corrente, cioè non saremmo in grado, non avremmo le correnti alternate, non avremmo il mondo moderno, poi non avremmo neanche l'equazione di Maxwell, non avremmo nulla di quello che noi conosciamo senza questo fenomeno. Però Maxwell ha fatto un esperimento in cui ha preso un magnete, lo ha mosso in vicinanza di una bobina e ha misurato una corrente e ha presentato questa alla Royal Society, e c'era il ministro dell'economia inglese che gli ha detto: molto bene, ma lei insomma sta un po' sprecando i soldi dei contribuenti, perché si mette a muovere un magnete e misura questa corrente, a che cosa serve questo che lei ha costruito? E Faraday ha dato una risposta molto interessante, ha detto al ministro dell'economia, ha detto: guardi, io non so bene, in questo momento non le so dire che cosa serve, però di una cosa sono sicuro, che lei un giorno ci metterà una tassa. E quindi effettivamente questo è stato vero. Quindi diciamo, così è stato per il laser. Inizialmente non era chiaro a cosa servisse. Al giorno d'oggi troviamo i laser dappertutto, sono veramente omnipervasivi, e applicazioni dall'ambito industriale all'ambito medico alle telecomunicazioni. Voglio darvi qualche esempio rapidissimo dell'applicazione dei laser. Abbiamo applicazioni alle lavorazioni meccaniche, quindi il laser viene usato per taglio, foratura, saldatura con precisioni inuguagliate senza usura dello strumento. In tutte le industrie automobilistiche ormai si usano solo i laser per fare qualunque cosa. E i laser sono applicati in medicina, veramente in oftalmologia, chirurgia, dermatologia, veramente le applicazioni dei laser in medicina sono universali e sono uno strumento potentissimo per i medici. Inoltre, senza i laser non ci sarebbe internet. Le comunicazioni su fibra ottica sono basate sulla trasmissione di luce laser, e quindi il motore di internet è una rete di fibre ottiche sottomarine che trasmettono impulsi di luce generati dai laser. Quindi senza i laser non saremmo in grado sicuramente di avere internet come la conosciamo. Ci sono applicazioni anche più banali: quando andate nel vostro supermercato e fate la scansione del vostro codice a barre, utilizzate un laser. Infine, settimana scorsa si è parlato di questo grande risultato ottenuto negli Stati Uniti sulla fusione termonucleare a confinamento inerziale. Questo diciamo è una qualcosa che ancora richiede molto sviluppo, ma che promette di risolvere i problemi energetici dell'umanità. E la fusione termonucleare a confinamento inerziale è basata su un laser enorme, che diciamo ha delle dimensioni veramente è un intero palazzo che costruisce, che genera tanti fasci laser che vengono concentrati su una minuscola sferetta, la quale diciamo raggiunge condizioni di pressione e temperatura tali da innescare la fusione termonucleare. Quindi vedete che i laser veramente hanno cambiato per tanti versi la nostra vita
e sono uno strumento veramente utilissimo. Ecco, però io vi voglio dire come possono i laser adesso generare questi flash di luce brevissimi. Allora, ovviamente non entro nei dettagli tecnici di come funziona, però volevo giusto darvi alcune idee. Allora, innanzitutto, diciamo, riguardiamo il sistema metrico. Allora, se andiamo verso il piccolo, abbiamo il milli, che sono 10 alla meno 3, micro 10 alla meno 6, nano 10 alla meno 9, pico 10 alla meno 12. Ecco, con i laser otteniamo femto 10 alla meno 15. Noi siamo in grado di generare impulsi da femtosecondi, ma siamo anche al giorno d'oggi in grado di generare, di scendere ancora più sotto. Siamo in grado di generare anche impulsi ad attosecondi, dove un attosecondo sono 10 alla meno 18 secondi. Se andiamo sulle scale estreme, abbiamo i chilo, i mega, i giga, 10 alla 12 sono i tera, è possibile con i laser al giorno d'oggi generare potenze da terawatt, e questo diciamo è qualcosa che possiamo avere anche nei nostri laboratori in qualche modo, è una macchina ancora di dimensioni ragionevoli, è possibile generare impulsi da 10 alla 15 watt, ovviamente per una durata di tempo brevissimo, però con questa potenza istantanea che sono i petawatt, e queste sono delle macchine grandi e costose, e c'è uno sforzo da parte della comunità europea che è stato promosso dal premio Nobel Gerard Mourou per generare un laser ad exawatt, che sarebbero 10 alla 18 watt. Questo laser dovrebbe essere in grado di generare coppie elettroni-positroni dal vuoto, sostanzialmente. Allora, quindi ci sono questi estremi. Ora, dal momento in cui è stato inventato il laser, nel 1960, prima del laser, i flash luminosi più brevi che si potevano generare avevano una durata di circa 10 nanosecondi. Dopo l'invenzione del laser, tramite una tecnica particolare, di cui adesso si chiama mod locking, di cui non entro nei dettagli, è stato possibile di colpo scendere a 10 picosecondi. Quindi di colpo si è scesi di 3 ordini di grandezza e è stato possibile generare questi flash di luce estremamente brevi. E dopodiché rapidamente si è scesi di altri 3 ordini di grandezza fino a generare impulsi dell'ordine di alcuni femtosecondi, diciamo dell'ordine di 10 femtosecondi o anche un pochettino più brevi. Quindi l'attuale record nel visibile è dell'ordine di 4 femtosecondi. Quindi sono questi impulsi di durata incredibilmente breve. E la cosa interessante è che l'elettronica, l'ottica da questo punto di vista ha battuto l'elettronica. L'elettronica, diciamo, è arrivata ai nanosecondi, al giorno d'oggi può avvicinarsi magari al picosecondo, ma non può scendere sotto, mentre l'ottica può scendere molto più sotto. Allora, questi impulsi, questi flash luminosi, sono estremamente brevi e, diciamo, attualmente, diciamo, gli estremi che sono raggiunti coi laser sono appunto 5 femtosecondi nel visibile, 4-5 femtosecondi. Andando nei raggi X si scende addirittura sotto, abbiamo addirittura 100 attosecondi, quindi parliamo di 100 per 10 alla meno 18 secondi. E ovviamente questi impulsi hanno, dal momento che la loro energia è concentrata in un intervallo di tempo brevissimo, hanno delle potenze di picco elevatissime. Quindi nei nostri laboratori abbiamo laser al terawatt e ai laboratori Livermore nei laser per confinamento inerziale raggiungono i petawatt, quindi 10 alla 15 watt. Allora, proviamo a cercare di capire quanto sono veramente brevi questi impulsi. Vediamo un po' le scale temporali. Allora, questa è una scala logaritmica dove, diciamo, al centro c'è un secondo che è un po' il battito del nostro cuore, no? Quindi in qualche modo è una nostra scala temporale interna che noi abbiamo, perché il nostro cuore batte una volta al secondo in media. Allora, se noi andiamo a guardare l'età dell'universo sta qua, più o meno sono 10 alla, un po' più di 10 alla 17 secondi. L'età dell'uomo sta qui, l'età delle piramidi, abbiamo un mese che sono circa un po' più di 10 alla 6 secondi, un minuto. Adesso andiamo a tempi brevi. Abbiamo un flash fotografico che è dell'ordine di 10 alla meno 3 secondi. Se pigliamo il clock, allora i vostri computer tipicamente a quanto vanno? Vanno a qualche gigahertz, quindi vuol dire che hanno un clock, un periodo dell'ordine di 10 alla meno 9
secondi. Okay, questa è una scala logaritmica, vi ricordo. Un impulso, un femtosecondo sta qui. Quindi possiamo fare un paragone e dire che un impulso da 10 femtosecondi, che noi possiamo generare nei nostri laboratori, sta a un minuto come un minuto sta all'età dell'universo. Okay? Quindi per dare l'idea di quanto sono brevi questi flash di luce. Adesso cerco di fare qualche altro paragone, forse che aiuta un po' di più a comprendere. Allora, il primo paragone è questo. Diciamo, la Terra dista dalla Luna circa 300.000 km. Quindi se io la luce impiega un secondo ad andare dalla Terra alla Luna. In un femtosecondo la luce viaggia per 3 micron, quindi più o meno le dimensioni di un microbo. Ok? C'è un altro paragone che mi piace e che, cioè, da un certo punto di vista è molto triste, soprattutto per voi che siete più giovani di noi, ma un po' anche per noi, e diciamo, è questo. Allora, se confrontiamo una moneta da 2 centesimi con questa slide, adesso è purtroppo un po' datata perché il debito pubblico italiano è aumentato nel frattempo. Quando l'ho fatto alcuni anni fa, il debito pubblico italiano era circa 2.000 miliardi di euro. Diciamo, un impulso da 10 femtosecondi sta a un secondo come una moneta da 2 centesimi sta al debito pubblico italiano. Quindi, diciamo, è qualche cosa che, diciamo, una moneta da 2 centesimi uno non la prende neanche normalmente quando gli danno di resto, e il debito pubblico italiano purtroppo sappiamo tutti che è un macigno molto grande che dobbiamo tutti portarci sulle spalle. Allora, ma perché uno con la luce riesce a generare questi flash così brevi? Allora, torniamo alla natura della luce. La luce è un'onda elettromagnetica che oscilla nel tempo, quindi abbiamo un'oscillazione con un periodo T. Questo periodo quanto vale? Questo periodo si calcola come la lunghezza d'onda lambda diviso per la velocità della luce C. Allora, anche questo è un conto elementare, che probabilmente anche quelli di voi che sono nelle scuole superiori possono fare senza difficoltà. Se io considero la luce visibile, ad esempio la luce di questo puntatore, è circa 0,6 micron, quindi 0,6 per 10 alla meno 3 metri. La velocità della luce è 3 per 10 alla 8 metri al secondo. Ora, se faccio questo conto, il periodo mi viene 2 per 10 alla meno 15 secondi, quindi 2 femtosecondi. Quindi la luce visibile oscilla 500.000 miliardi di volte in un secondo, quindi anche la luce che vi arriva dal sole, da qualunque lampada, è un campo, un'onda elettromagnetica che oscilla con questo periodo incredibilmente corto. Allora, quello che siamo in grado di fare con la nostra tecnologia è di generare degli impulsi in cui la luce oscilli solo, faccia solo pochi colpi, 2-3 colpi di oscillazione e poi si spenga. Questi sono i flash, diciamo, brevissimi, e con cui è possibile illuminare la materia e studiare i fenomeni, diciamo, indotti dalla luce. Allora, qui voglio ricordare uno dei pionieri di questo campo, il professor Ahmed Zewail, che ha ricevuto nel 1999 il premio Nobel per la chimica per la cosiddetta femtochimica, cioè per utilizzare questi impulsi a femtosecondi per visualizzare il moto delle molecole e studiare le reazioni chimiche. È interessante notare che il professor Zewail è l'unico musulmano che abbia ricevuto un premio Nobel per argomenti scientifici, ci sono stati altri per la letteratura, ma lui è stato l'unico che ha ricevuto un premio Nobel. Infatti quando è caduto Mubarak lui aveva pensato di andare in Egitto a candidarsi come presidente, per fortuna non l'ha fatto, perché penso che non, dagli Stati Uniti dove era non gli sarebbe convenuto. Ok, quindi adesso negli ultimi minuti di questa mia presentazione vorrei darvi qualche esempio, ovviamente cercherò di mantenere il discorso molto semplice, degli esperimenti che facciamo nei nostri laboratori. Quindi utilizzare questi flash di luce brevissimi per studiare gli eventi primari nei processi di visione e di fotosintesi. Allora, cominciamo col processo della visione. Allora, il nostro occhio è sostanzialmente una telecamera che crea sulla retina, che è qui sul fondo del bulbo oculare, un'immagine. Quindi l'immagine del mondo esterno viene formata sulla retina e la retina contiene i cosiddetti coni e bastoncelli. Sia i coni che i bastoncelli contengono queste proteine che vengono chiamate le opsine. In particolare i coni,
I bastoncelli contengono le cosiddette rodopsine, mentre i coni contengono le iodopsine, che ci consentono di vedere a colori. E queste, diciamo, proteine le possiamo pensare come delle sorte di tasche. Vedete questi nastri? Sono una sorta di involucro, di tasca, che contiene questa molecola che viene chiamata il retinale. Questa molecola è la molecola che ha l'unica parte di questa proteina che assorbe la luce visibile, tutto il resto non l'assorbe. Allora, cosa succede quando la luce illumina questo retinale? Subisce quello che viene chiamata una fotoisomerizzazione, cioè questa molecola cambia forma. Dalla configurazione cosiddetta 11 cis, che è piegata, si raddrizza. E questo processo, che è il processo fondamentale della visione, avviene in 200 femtosecondi. Allora, se noi guardiamo in 3D, vedete, questa è la proteina che vi ho fatto vedere prima. La vedete? Quelli che qui erano dei nastri, più correttamente sono rappresentati come dei cilindri. Questa è la tasca che racchiude il retinale, lo vedete qui, questa molecola. Qui abbiamo una visione dall'alto. Il retinale inizialmente è piegato. Adesso la luce è spenta. E notate questa coda della proteina che è, diciamo, è raccolta. Okay. Adesso arriva un fotone, quindi un quanto di luce, viene assorbito dal retinale. Cosa succede? C'è questo fenomeno rapidissimo di isomerizzazione e quindi a questo punto, dal momento che la molecola, vedete, cambia forma, deve, diciamo, la tasca deve fargli spazio, deve quindi allargarsi e questo coda si srotola ed è proprio questo che dà il che innesca un segnale elettrico. Però tutto parte da questo processo rapidissimo di cambiamento di forma di questa molecola retinale. Ecco, quello che noi abbiamo fatto nei nostri laboratori di Milano è stato fare un film di questo processo. Ora, non entro nei dettagli tecnici di come l'abbiamo fatto, diciamo, la tecnica fondamentale è una tecnica in cui abbiamo un primo impulso ultrabreve che viene assorbito da questa molecola e inizia il processo. Quindi è come se noi mettessimo, diciamo, se volendo tornare all'analogia del cavallo, è come se mettessimo il cavallo su un tapirulan e gli dicessero comincia a correre. E dopodiché, diciamo, una volta che noi inneschiamo questo processo della molecola, arriviamo con una serie di impulsi di cosiddetti di sonda che vanno a visualizzare l'evoluzione della struttura della molecola. Quindi noi riusciamo a fare, diciamo, un film dell'evoluzione e quindi riusciamo a filmare l'evento primario della visione. Questo lo facciamo da un lato grazie alla nostra capacità di generare questi impulsi di luce estremamente brevi e dall'altro poi lo facciamo ovviamente in collaborazione con dei biologi che sono in grado di darci questo materiale, che sono le proteine estratte dalle retine tipicamente di bovine, per fare questo esperimento. Quindi questo è un esempio di come si possono utilizzare questi flash di luce estremamente brevi per interrogare in questo caso una proteina molto complessa, che è la proteina presente nella nostra retina, e diciamo, questo è l'articolo che abbiamo pubblicato alcuni anni fa con Dario Polli e il mio collaboratore di lunga data, professor Marco Garabelli, in cui abbiamo fotografato, diciamo, l'evento primario della visione. Quindi questo è un esempio di come diciamo, si possono utilizzare questi impulsi ultrabrevi per avere informazioni molto interessanti su processi fondamentali come quello della visione. Un altro esempio che volevo farvi è quello legato alla fotosintesi. Diciamo, è ovvio che tutti noi abbiamo un problema, il problema dell'energia è fondamentale. Diciamo, l'80% dell'energia che attualmente consumiamo proviene da combustibili fossili. Quindi da un lato c'è un problema che questi combustibili fossili prima o poi si esauriranno, al di là dei problemi geopolitici di approvvigionamento, e in più, diciamo, questi combustibili fossili emettono CO2, che è la principale causa del riscaldamento globale per accumulo di gas serra. Noi abbiamo una fonte di energia, diciamo, rinnovabile e pulita, che è l'energia solare.
Quindi lo sviluppo di combustibili sostenibili e rinnovabili ovviamente è di fondamentale importanza e diciamo la radiazione solare è di, 120.000 terawatt, quindi la potenza che incide sulla Terra è di 120.000 terawatt a fronte della società umana di 15 terawatt, quindi è enormemente superiore. Il problema è che ovviamente la luce solare copre tutta la superficie della Terra e quindi è molto diffusa, quindi diciamo, non è facile catturarla in maniera efficiente e utilizzarla. Indubbiamente diciamo, è importante utilizzare la luce solare, soprattutto è importante studiare il meccanismo che è stato sviluppato dalla natura, che è il meccanismo della fotosintesi. Le piante illuminate dalla luce solare diciamo, assorbono acqua e anidride carbonica, quindi in qualche modo anche puliscono il nostro ambiente e ottengono tramite l'energia della luce, formano zuccheri che sono sostanzialmente dei combustibili, quindi immagazzinano energia chimica e producono anche ossigeno. Quindi questo è il meccanismo con cui alla fine tutti i combustibili fossili che noi utilizziamo derivano dalla degradazione di organismi fotosintetici che sono stati costruiti grazie all'energia solare. Quindi, come vi avevo detto, in definitiva tutta l'energia che noi in qualche modo utilizziamo in una forma o nell'altra viene dal sole, dalla luce. E allora, quindi è estremamente importante e interessante studiare i processi della fotosintesi e diciamo noi lo facciamo da tanti anni anche qui in collaborazione con dei biologi che ci danno il professor Roberto Basso dell'Università di Verona, uno dei massimi esperti mondiali di fotosintesi, che è in grado di estrarre questi complessi che vi ho fatto vedere da piante, alghe, batteri. In particolare diciamo, vi voglio far vedere quelli che si chiamano i batteri fotosintetici, qui vedete, diciamo, questa è la Grand Prismatic Spring al Parco Nazionale di Yellowstone. Vedete, qui abbiamo questo lago e abbiamo qui intorno tutto questo colore rosso, arancione, è dato da questi batteri fotosintetici. Come sono fatti questi batteri fotosintetici? Diciamo, sono veramente, hanno una struttura, anche da un punto di vista estetico, a livello molecolare bellissima. Questa è una unità fotosintetica che viene detta complesso antenna. E vedete che funziona esattamente come un'antenna. Tutte queste, diciamo, macromolecole che vedete, che si chiamano LH2, e assorbono la luce e la trasferiscono a questo complesso LH1 che è interno, il quale a sua volta la trasferisce al cosiddetto centro di reazione, dove avviene la trasformazione dell'energia luminosa in energia chimica. Quindi sostanzialmente tutte queste molecole, che sono decine e decine di clorofille e caroteni, assorbono la luce, su una grande area e la trasferiscono a un punto di fuoco, una piccola regione dove avviene effettivamente la fotosintesi. Allora, se noi andiamo a guardare come è fatto uno di questi complessi, vedete ha questa struttura estremamente ordinata che è fatto da clorofille e caroteni. I carotenoidi sono le molecole che danno il colore a molte piante e frutti, per esempio il beta-carotene sta nelle carote, il licopene sta nei pomodori, ci sono lo zafferano, cioè, molti frutti e verdure hanno queste molecole di carotenoidi che diciamo, danno il colore caratteristico, tra l'altro sono anche antiossidanti, quindi fanno estremamente bene nella dieta. Allora, quello che noi abbiamo fatto con le nostre tecniche, anche qui non entro nei dettagli, è di studiare il trasferimento, quindi il carotene assorbe energia e la cede alla clorofilla. E questo tempo è un tempo di 50 femtosecondi. Quindi possiamo, sempre con le tecniche che vi ho fatto vedere, filmare quello che è l'evento primario della fotosintesi, che è il carotene assorbe energia, lo trasferisce alla clorofilla, la quale a sua volta lo trasferisce al centro di reazione dove avviene la separazione di carica. Benissimo, direi che mi sto avvicinando alla conclusione. Allora, io ho lavorato in questo campo ormai da quasi 30 anni e inizialmente questi esperimenti erano estremamente difficili, solo pochi laboratori al mondo riuscivano a farli. Adesso questi laser che generano questi impulsi ultrabrevi
sono diventati molto più semplici da utilizzare e si aprono delle nuove applicazioni. Quindi diciamo non sono puramente applicazioni di carattere scientifico, ma anche applicazioni a livello industriale. Ad esempio si possono fare lavorazioni meccaniche di altissima precisione. Quello che voi vedete è un cosiddetto stent al titanio. Gli stent sono dei tubicini che quando diciamo una persona ha una occlusione a un'arteria vengono inseriti per comprimere la placca arteriosclerotica, quindi consentire al sangue di fluire e quindi diciamo salvano la vita al paziente ovviamente. Questi stent hanno una lavorazione fatta, devono essere estremamente resistenti ma anche estremamente elastici. Quindi il modo in cui il titanio viene intagliato in modo opportuno, questo cilindretto cubicino di titanio, per dare elasticità, e questo viene fatto con un laser a 30 secondi. Altro esempio sono gli iniettori dei motori diesel. Anche questi vengono fatti, i fori che consentono l'iniezione carburante vengono fatti con questi laser in pulsi ultrabrevi. Infine, i substrati degli smartphone, il cosiddetto Gorilla Glass, che sono i vetri che avete su tutti i vostri smartphone che consentono sostanzialmente di farli cadere senza romperli, sono dei vetri estremamente duri, però per tagliarli è necessario utilizzare questi impulsi ultrabrevi. Quindi vedete che sono esempi di applicazioni molto importanti che utilizzano questi impulsi ultrabrevi. Quindi vedete come alle volte la scienza parte da uno studio fondamentale, poi da lì nascono delle applicazioni molto concrete e molto pratiche. Un altro esempio interessante è la cosiddetta polimerizzazione a due fotoni, che ci consente di fare delle sculture micrometriche. Qui vedete un polimero che è stato strutturato in tre dimensioni, a forma della Torre Eiffel, questa è la porta di Brandeburgo. Vedete, grazie alle caratteristiche di questi impulsi ultrabrevi è possibile fare queste sculture tridimensionali. Queste strutture tridimensionali sono scultura, chiaramente è un gioco, però uno può realizzare una serie di strutture tridimensionali che anche qui trovano numerosissime applicazioni. Infine, diciamo, un'altra applicazione di massa, che sta diventando di massa questi impulsi ultrabrevi, è la cosiddetta correzione della miopia. So che questa cosa può impressionare alcune persone. Diciamo, non so se qualcuno di voi l'ha fatta, è possibile al giorno d'oggi fare... Hai fatto col fetto secondo, benissimo. Diciamo, questa è la cosiddetta, tecnica LASIK, per cui viene sostanzialmente... la cornea viene tagliata con laser a 30 secondo e dopodiché una parte di cornea, il cosiddetto flap, viene sollevato, con un altro laser viene cambiata la curvatura e poi viene richiuso e l'occhio guarisce in breve tempo, quindi consentendo una correzione della miopia. Quindi il fatto che questi laser siano attualmente utilizzati addirittura per applicazioni mediche testimonia che hanno raggiunto un livello di affidabilità veramente elevato. Quindi vedete come effettivamente, e questo capita spesso nella scienza, magari la stessa internet è stata inventata al CERN per scopi, diciamo, non immaginando quello che sarebbero state le sue applicazioni. In generale, diciamo, da laboratori di ricerca magari più fondamentale poi nascono una serie di applicazioni pratiche spesso anche non previste. Quindi con questo, diciamo, concludo un po' questo mio viaggio sull'utilizzo di questi flash di luce ultrabrevi per studiare fenomeni rapidissimi e vi ringrazio per la vostra attenzione. Allora, grazie a te Giulio per la carrellata di spunti, direi sicuramente per chi diciamo un po' più dentro a queste tematiche molto molto anche con uno sguardo molto molto elevato, credo anche però per chi si avvicina allo studio delle materie scientifiche da pochi anni che tu abbia dato veramente uno sguardo su come intraprendendo certi studi poi si possa arrivare a risultati inaspettati. L'hai detto all'inizio ma lo ricordavi anche in chiusura. Credo che abbiamo qualche minuto per fare qualche domanda. Inizierei soprattutto dalla sala.
E siccome non ci possiamo muovere con il microfono, dovreste venire cortesemente a fare la domanda qua, sennò poi da casa non ci sentono, anche se parlate forte. Nessuno che vuole intervenire? Rompo il ghiaccio. Allora, grazie innanzitutto per questa interessante presentazione. Giulio, ti volevo chiedere una cosa, può essere interessante sapere anche se è possibile con questa possibilità di fotografare su scala temporale così piccola, c'è la possibilità di vedere per esempio l'interazione di un farmaco con un sistema biologico per in qualche modo intervenire dal punto di vista della cura di alcune malattie, diciamo al di là dell'utilizzo del laser come terapia, diciamo, per... sì, sì. È possibile invece fotografare un meccanismo di interazione tra una molecola e un sistema biologico e magari riuscire in qualche modo ad avere informazioni sulla cura oppure il meccanismo sì. attraverso il quale alcune malattie per esempio evolvono, ecco. Sì. Allora, una domanda molto interessante anche perché riguarda un'altra parte della mia attività di ricerca di cui non ho parlato oggi, però effettivamente è possibile. La luce, diciamo, è un mezzo molto potente non solo di terapia ma anche di indagine, di diagnosi, anche perché la luce è intrinsecamente non, tipicamente non invasiva e non distruttiva. Allora, è possibile sicuramente, quello che si può fare è utilizzare dei cosiddetti marcatori, che sono delle particolari molecole, tipo, vi ricordate quella medusa che vi ho fatto vedere che emette luce? Allora, quello è il fenomeno della fluorescenza, per cui una luce, una molecola eccitata, emette luce a un colore diverso da quello con cui è stata illuminata. Allora, questo mi consente di visualizzare, di individuare anche una singola molecola. Infatti uno dei premi Nobel nel 2014 è stato dato proprio alla spettroscopia di singola molecola. È possibile fare una spettroscopia, analizzare, individuare una singola molecola in fluorescenza. E questo, diciamo, quindi per esempio, se io prendo un farmaco e voglio vedere dove questo farmaco va a finire nella cellula, potrei attaccare a questo farmaco una molecola fluorescente e quindi seguire. Però questo, diciamo, è una cosa che viene fatta attualmente. Tuttavia c'è, diciamo, una controindicazione, che spesso la molecola fluorescente è più grande del farmaco stesso. Quindi è come se io volessi vedere una persona che si muove, le metto sulle spalle un sacco da 50 kg, chiaramente la persona non si muoverà allo stesso modo di una persona libera. Allora, esiste però una tecnica di cosiddetta microscopia vibrazionale che consente di misurare le vibrazioni della molecola tramite quello che si chiama l'effetto Raman. E allora questo tipo di microscopia non richiede l'aggiunta di una, quindi vede la molecola così com'è. E attualmente c'è una grande attività di ricerca proprio nell'utilizzo di questo tipo di microscopie in forme particolarmente sofisticate che utilizzano questi impulsi brevi, ed è una cosa che facciamo nei nostri laboratori proprio per studiare ad esempio come un farmaco entra in una cellula o come si modifica una cellula a seguito per esempio della somministrazione del farmaco. Questo lo si fa in maniera non invasiva, quindi sicuramente, diciamo, forse qui non è, le scale di tempo coinvolte non sono così rapide come quelle che ho fatto vedere io, però anche qui si usa l'ottica e si usano anche qui degli impulsi di luce per studiare una serie di sostanzialmente anche l'origine delle malattie. Questa è una cosa, come ad esempio un altro problema molto importante è quello dell'immunoterapia, cioè utilizzare per la cura dei tumori delle cellule che sono in grado di attaccare in maniera selettiva le cellule tumorali e salvare e non attaccare le cellule sane. Allora anche lì, diciamo, capire come interagiscono, come si modifica questo fatto su cellule viventi, è possibile farlo tramite i laser sicuramente. Grazie. C'è qualche altra curiosità? Intanto guardo là in fondo per capire se per caso è arrivata qualche domanda da internet, no? Mario Rocca, collega di fisica. Mi aspettavo che almeno un fisico facesse... Una citazione che volevo fare all'amico Ciarullo. Hai menzionato il fatto che questo è l'unico premio Nobel per Zewail
dato musulmano, in realtà non è vero, c'è stato anche Abdus Salam, che era pakistano, musulmano, tra l'altro ha scritto dei libri, un libro molto interessante sull'evoluzione della scienza e l'influenza dell'evoluzione della scienza nella società musulmana, diciamo, e nella società occidentale, spiegando in qualche maniera perché da un certo punto in poi i musulmani sono rimasti indietro. Certo, no, grazie per la precisazione, in effetti è un'osservazione molto giusta. Qualche studente non se la sente di fare una domanda? Ecco, una cosa terra terra. Immagino che abbiate studiato la spettroscopia un pochino, no? L'interazione luce-materia. Qui c'è qualcuno che, diciamo, c'è anche qualche studente delle scuole superiori o se tutti studenti universitari? Siete delle scuole superiori, no? Siete delle scuole superiori voi, sì. E, avete idea di cosa vi piacerebbe fare in futuro? Materie scientifiche? Beh, sicuramente, diciamo, una cosa che posso dirvi è il lavoro di ricercatore, diciamo, è un lavoro da questo punto di vista molto duro, perché, diciamo, è difficile, ci sono anche molte frustrazioni, però non si guadagna così tanto come in altre professioni, però, diciamo, la cosa bella è che è un lavoro divertente, quindi, diciamo, io tutte le sere quando torno a casa, molto spesso, non sempre, nelle giornate dico: ho fatto qualcosa che veramente mi è divertito, mi è piaciuto. Questa è una fortuna che non tutti hanno, credo. Quindi, diciamo, in generale, quello che posso, adesso al di là dell'aspetto della ricerca scientifica, però ecco, quello che posso, se posso dare un consiglio è, alle volte quando uno deve scegliere la facoltà, anche a me, mi ricordo, mi dicevano i miei genitori, cerca di pensare quali sono le prospettive di lavoro, qual è la cosa scelta migliore. Io vi consiglio di scegliere quello che vi appassiona. Se c'è qualcosa che vi appassiona, fatelo e sicuramente avrete successo, se veramente la farete con passione, con gioia, piuttosto che fare qualcosa perché sembra più, diciamo, opportuno e poi magari è una cosa che non vi appassiona, non vi piace. Pensate che le scelte che farete poi saranno di peso per il resto della vostra vita, quindi, insomma, seguite un po' quello che vi appassiona, che vi piace, perché, come giustamente, la scienza è bella, diciamo, quindi conoscere è qualcosa che dà grande gioia, grande soddisfazione. Ma se posso inserirmi, poi c'è una... Sì, anche un'altra di qua. Vieni, perfetto. Allora poi facciamo parlare lo studente, poi dico una cosa su questa tua chiosa che hai fatto. Innanzitutto grazie, ha dato degli spunti molto interessanti su cui ragionare, diciamo. Sì. Le volevo chiedere, diciamo, la femtochimica, sì, viene utilizzata anche, immagino, per studiare i meccanismi delle reazioni organiche, oppure bastano, diciamo, un ordine temporale un po' più grande, tipo picosecondi o nanosecondi, se sa rispondere? No, diciamo, sicuramente si possono utilizzare sia per reazioni inorganiche che per reazioni organiche, diciamo. Poi ovviamente le reazioni avvengono su tante scale di tempo diverse. Quelle che vi ho fatto vedere io, siccome, diciamo, io sono specializzato nel generare questi flash estremamente brevi, allora vado anche un po' a cercare le reazioni molto veloci che, diciamo, giustificano un po' lo sviluppo sperimentale che faccio. Però, come vedete, questo della visione, ci sono tanti esempi anche della fotosintesi, sono processi estremamente veloci. Altri processi sono più lenti, ma possono comunque essere seguiti con queste reazioni. Grazie. E ricollegandoci alla domanda che ha fatto, sì, prima, sì, è possibile anche effettuare delle modellizzazioni al computer per vedere quale farmaco potrebbe, diciamo, ad esempio, nello studio dei, sì, farmaci, interagire meglio? Allora, quello sicuramente, diciamo che quello che è fondamentale, infatti, diciamo, questo però esula un pochettino dal mio campo di specifico di studio, direi che la biologia strutturale ha proprio come obiettivo quello di conoscere la struttura di una proteina, di una biomolecola, anche per capire, diciamo, come deve essere fatto il farmaco che possa interagire in maniera utile con questa molecola. Questo, diciamo, attualmente può essere, conoscere la struttura di una proteina, che è una molecola molto grande, può essere fatto cristallizzandola, facendo un cristallo di proteine, oppure al giorno d'oggi sono sviluppati degli speciali laser, i cosiddetti laser elettroni liberi. Per esempio ce n'è uno ad Amburgo,
che è costato circa 3 miliardi di euro, che si chiama European XFEL, che dovrebbe essere in grado di determinare la struttura di una singola proteina senza bisogno di fare cristalli, però sicuramente questo è un obiettivo molto importante. Grazie. Vuoi intervenire? C'è ancora un'altra ragazza? Sì, diamo, prego, prima i giovani. Grazie, la ringrazio e volevo chiederle, so che con la citofluorimetria si utilizzano i laser ad esempio per caratterizzare le cellule, però in questo caso il campione a sospensione cellulare va persa. Maris, se ci sono nuove metodiche per riuscire col laser a evidenziare senza per forza perdere la sospensione cellulare? Cioè, diciamo direttamente... Per poter poi riutilizzare le cellule analizzate, ecco. Sì, allora, sicuramente quello che si può fare è utilizzare queste microscopie vibrazionali. Cioè, esiste la possibilità, diciamo, ogni molecola ha particolari vibrazioni. Tu sei uno studio di chimica, no? No, io sono la magistrale di biologia applicata. Ah, biologia. Sì. Ecco, diciamo, ogni molecola ha un caratteristico spettro vibrazionale, ha delle vibrazioni che sono una sorta di impronta digitale, quindi è possibile, utilizzando tecniche vibrazionali, ce ne sono diverse che vengono sviluppate, allora in questo caso si fa un imaging in qualche modo label free, senza bisogno, e in questo modo, diciamo, è possibile sostanzialmente misurare le cellule anche in un incubatore e misurarle per un tempo anche, diciamo, lungo, senza doverle distruggere. Perfetto, grazie, grazie mille. Allora, se non ci sono più studenti, se puoi venire un altro collega di fisica che fa una domanda. Grazie Giulio. Hai accennato nella presentazione agli esperimenti di confinamento inerziale. Sì. Ci puoi dire magari qualcosina di più? Immagino che lì ci sia un problema tra fare impulsi brevi e densa di potenze elevatissime o allungare. Premetto che non sono un esperto della materia, però diciamo, intanto c'è da precisare una cosa, diciamo, al di là del marketing, chiaramente. E allora, sono stati mandati 2 megajoule di energia su questo pellet e se ne sono stati generati, non so se 2,5 o 3, quindi c'è stato un guadagno netto tra l'energia luminosa inviata su questa sferetta è quella che è stata prodotta. Quindi questo è un evento epocale, perché per la prima volta si è prodotto più energia di quella che è stata sparata su questa sferetta. Però se poi uno va a guardare, questa energia è stata prodotta da alcuni laser, i quali hanno un'efficienza molto modesta. Quindi in realtà per generare questi impulsi da 2 megajoule sono stati necessari circa 200. Quindi se facciamo il bilancio netto abbiamo utilizzato al momento 200 megajoule per produrne 3, quindi siamo ancora molto lontani da una produzione utile di energia, quindi è chiaro che poi, diciamo, è comunque un passo fondamentale. Dopodiché, allora, questi impulsi hanno un'energia elevatissima, diciamo, non vengono generati, non hanno questa durata estremamente breve, hanno durate più lunghe, dell'ordine dei nanosecondi, e anche perché, diciamo, altrimenti, se avessero durate più brevi, probabilmente andrebbero a distruggere i materiali stessi che li generano, prima ancora di essere focalizzati. E quindi sono delle tecnologie estremamente, diciamo, ovviamente sofisticate, costose, però diciamo, non direttamente legate a questi impulsi brevissimi che vengono, di cui vi ho parlato. Sicuramente è chiaro che c'è un continuo progresso, già avere ottenuto un guadagno rispetto all'energia ottica mandata è stato qualcosa di importantissimo, però da lì ad arrivare poi a un reattore commerciale a fusione penso che ci vorrà ancora parecchio tempo, però è sicuramente una cosa molto importante su cui lavorare. Va bene, io direi che ci avviamo proprio verso la conclusione. Ah, c'è una domanda. Un'ultima domanda, spero molto breve, perché poi dobbiamo liberare la sala. Grazie, solo un paio di commenti. Volevo elaborare un attimino per i nostri giovani colleghi sulla bellezza della ricerca, no? E con questa considerazione. Io stamattina sono stato in posta a ritirare un pacco e ho preso un autobus per venire qua. Non lo dico in modo ironico, lo dico col cuore e con la mente. Ho un grandissimo rispetto per l'impiegato della posta e per l'autista dell'autobus.
Io non potrei pensare ogni giorno di fare esattamente la stessa cosa per tutta la vita. Bene, la ricerca vi permette di non sapere che cosa fare domani, e questo è un dono infinito, ve lo posso garantire. Concordo. L'altro commento è un'aggiunta. È vero che c'è Ixfel ad Amburgo, Schönefeld in realtà, ma ce n'è anche uno a Trieste, con una scala più piccola, con una potenza e una frequenza più bassa, che sta nell'area di sincrotrone Trieste. Personalmente ho avuto l'onore di partecipare alla costruzione, quindi ci tenevo a dire che anche in Italia abbiamo qualcosa di positivo. Anzi, se posso aggiungere un piccolo commento, devo dire che rispetto, se facciamo il rapporto tra i risultati ottenuti a Trieste, i soldi investiti e quelli ottenuti da voi, vince nettamente Trieste. Infatti, ecco, questa è una, se vogliamo fare un ultimo commento personale, ecco, viene spesso, mi sento anche dire dai miei studenti, che in Italia non si fa ricerca di buon livello, c'è un po' questa idea, no? Che in Italia, tutti i giornali viene sempre detto che in Italia tutto va male, anche qui. Secondo me questo non è vero, innanzitutto gli italiani sono degli studenti eccellenti, quindi qualunque persona si laurea alla nostra università, all'estero cercano in tutti i modi di catturarlo, perché sanno che ha una preparazione eccellente, poi anche abituato a ragionare, i nostri studi sono molto impegnativi, molto severi, quindi, e poi si fa dell'ottima ricerca e sicuramente poi noi italiani siamo abituati magari a lavorare in condizioni difficili, magari in Germania hanno fondi limitati, tutto quanto, noi siamo abituati a barcamenarsi tra mille ostacoli, e però riusciamo sempre a superarli con la nostra creatività, con il nostro desiderio di fare. Quindi da questo punto di vista penso che la ricerca italiana sia un'eccellenza, come se guardiamo anche le statistiche, le pubblicazioni, soprattutto normalizzata ai soldi che riceviamo. Quindi da questo punto di vista dovremmo essere un po' orgogliosi di noi stessi, penso. E sicuramente Trieste, Fermi, è una macchina meravigliosa. Adesso posso fare un piccolo commento, visto che io che vengo dall'ambito, ho lavorato per più di 30 anni con gli impulsi laser, quando vedo il laser di Amburgo è qualcosa per me di orribile, perché ogni impulso è diverso dall'altro. Il laser di Trieste, mi diceva un mio collega, quando funziona bene è come uno dei miei laser quando funziona male, dei laser che ho in laboratorio, però perlomeno è un laser, quello di Amburgo è qualcosa di assolutamente, quindi è un oggetto bellissimo quello di Trieste, ed infatti anch'io ho cominciato a frequentarlo adesso, ed è meraviglioso che è stato ottenuto con così poche risorse per quello che ho fatto a Trieste. Va bene, grazie. Scusate, dopo quello che ha appena finito di dire, non posso, in qualche modo, stiamo sottolineando, anch'io non riesco ad astenermi a dire a tutti i giovani presenti che se hanno un po' di aspirazioni, le seguano. Viviamo in un periodo veramente un po' dove le speranze, no, sono nascoste. Questa è anche la Christmas lecture, quindi se non lanciamo un messaggio positivo oggi, penso che sarebbe veramente, veramente triste. Cercate di seguire i vostri sogni, perché vi posso dire, io torno, 3 settimane fa ero in Antartide, e sono tornato lì dopo 20 anni, e quanto diceva il collega sulla scienza italiana ve lo posso sottoscrivere. Lì ho visto scienza molto diversa da questa, però dalla biologia allo studio alla speleologia, l'Italia veramente fa un figurone sempre. Certo, difficile inseguire, lo ha detto un po' tra le righe, non è che torni a casa tutte le sere proprio felice, perché molto spesso la giornata lavorativa anche del ricercatore è fatta di burocrazia, è fatta di tante delusioni, non solo per l'aspetto scientifico, però credo che sia davvero uno dei mestieri più belli del mondo, se vi piace la scienza, ovviamente, senza nulla togliere alle altre materie. Quindi scusate, non sono riuscito a trattenermi dopo tutti questi assist che mi hai lanciato. C'è ancora una cosa da ricordare? Una domanda da casa, me la riferisce, così la trasmettiamo, perché sennò è troppo tardi. Se i laser verranno sostituiti in futuro. Se i laser verranno sostituiti da qualche cos'altro. Da qualche cos'altro. Ma allora, adesso non riesco a immaginare da che cosa. Allora, sicuramente, sono evoluti profondamente i laser da quando ci lavoro io.
sono diventati molto più semplici da usare, molto più compatti. Allora, i laser a semiconduttore, ad esempio, sono stati una svolta epocale, perché sono veramente dei sistemi rispetto, diciamo, io inizialmente lavoravo addirittura con i laser a colorante, che sono dei laser liquidi, quindi una cosa complicatissima, a volte mi sono insozzato i vestiti con questi coloranti, ho dovuto buttarli via perché è impossibile lavarli, e quindi diciamo tante, attualmente i laser sono, è stato sorprendente la loro evoluzione, ecco, sostituirli completamente forse non, cioè, hanno delle proprietà uniche, per cui anzi penso che le loro applicazioni nel futuro aumenteranno, sarà sempre più bisogno dei laser in tanti campi, diciamo. Va bene. Grazie ancora. Vi ricordo che chiaramente dovremo aspettare 365 giorni circa per la terza Christmas Lecture di Genova. Questa sera, diciamo, facciamo tutti gli migliori auspici per l'Università di Pavia, che lancia il suo primo evento, però vi ricordo che la Scuola di Scienze dell'Università di Genova durante tutto l'anno fa degli incontri, non così, diciamo, magari impegnativi, ma insomma comunque interessanti, e il prossimo sarà il 17 di gennaio e si occuperà in qualche modo dei problemi attuali che stiamo vivendo sul fronte della guerra, cioè si parlerà di armi nucleari, del rischio nucleare, e quindi un argomento in realtà tra la scienza, la contemporaneità, la storia, e questo si terrà non diciamo in quest'aula, bensì nell'aula 2 dell'Albergo dei Poveri, sempre in questa zona. Comunque troverete tutte le indicazioni sul sito della nostra scuola, Unige, Scuola di Scienze MFN. Con questo direi ringraziamo ancora una volta con un applauso al nostro oratore, grazie, al quale l'associazione Fancy School consegna una targa specificamente dedicata a questa giornata. Resta qui con me per gli auguri natalizi, auguriamo a tutti voi ovviamente il meglio per le prossime festività, un buon Natale e soprattutto un buon anno nuovo. Auguri a tutti. Grazie, auguri a tutti.